The Bears. Nello scorso episodio, Ash Ketchum ha portato il suo Pikachu al centro Pokémon per rimetterlo in sesto, ma nell'attesa si imbatte nei tanto noti quanto misteriosi membri del Team Rocket, Jesse, James e il loro micetto domestico. Dopo aver realizzato che Pikachu è ancora a riposo, decidono di aspettarlo pazientemente per poterlo rubare ad Ash. Ora basta! Sono 6 ore che aspettiamo l'arrivo di Pikachu! Sono passati solo 2 minuti! Taci, marmocchio! Siamo stufi di aspettare, quindi vedi di darmi il tuo Pikachu, altrimenti torneremo domani. Tornate domani, suppongo. Non ce la faremo ripetere! Ci rivedremo! Domani! Eccomi, sono tornato. Finalmente! Sì, sì, pretendo che mi riporti al laboratorio del professor Oak, chiamerò la polizia. Ok, ti riporto al laboratorio. Adoro questo lavoro! Ah ah! Ti ho beccata! So che mi hai rubato la bici, quindi ridammela! Puoi smetterla di ripeterlo, Misty! Ti conosco da 6 anni e non hai mai comprato una bicicletta! Gesù! Ah ah! Ti ho beccato! Eh? So che hai preso la mia bici, quindi ridammela! Cosa? Non ho preso la tua bici, sei pazza, non ti conosco nemmeno! So che hai preso la mia bici e non te la farò passare liscia! Ehi, ragazzino! Non credo che sia la strada per il laboratorio. Ehi, ma quello è un Pokémon! Ah, finalmente catturerò un Pokémon tutto mio! Oddio, è un allenatore di Pokémon! Devo tornare dalla mia famiglia! Sì, ce l'ho fatta! Ho un Caterpie! Sì, sono commosso. Senti, ora che hai un Pokémon tutto tuo, riportami al laboratorio del professor Oak, ti prego! Non ho intenzione di dormire vicino a te un secondo di più! D'accordo, Gary. Qui ci sono i tuoi nuovi starter. Charmander. Bella. Bulbasaur. Odio la mia vita. E Squirtle. Gary è un nome orribile, secondo me. Cosa? Oh, niente. Vedi di prendere questi starter e riportare indietro Pikachu. D'accordo, andiamo, ragazzi! Chi ti credi di essere, il nostro capo? Non dirmi che sei uno di quelli! Ti dico io una cosa. Non puoi dirmi tu cosa devo fare. Recupererò Pikachu, ma solo perché voglio farlo io! Siamo liberi! Perché succedono sempre tutte a me? Ha! Che dilettante! Puoi seguirci se vuoi, ma riporterò Pikachu da solo in men che non si dica. Non ho bisogno di voi! Bosco Smeraldo. Non mi riporterai mai al laboratorio di Oak, vero? Ho sentito qualcosa! Ehi, ti ho vista! Cacù! Non sei un uccello! Invece sì! No, invece! Invece sì! No, che non lo sei! Tu non sarai un uccello! Perché ci stai seguendo? Senti, so che hai preso la mia bici, quindi vediamo di non complicarci la vita e restituiscimela semplicemente! Ancora con questa stupida bici, te l'ho detto, non l'ho presa io! Andiamo, Pikachu! Ah ah! Quindi l'hai presa tu la mia bici! Ok, meglio se dormiamo un po', domani sarà un grande giorno! Se tu chiudessi la tua grande bocca ogni tanto! Da dove sbuchi? Chi se ne frega? Sono stufo di discutere con te, andrò a dormire. Farai meglio ridarmi la bicicletta domani! Qual è la tua storia? Eh? Sono stato rapito dal laboratorio Pokémon. Oh, mi dispiace. Sono un pessimo conversatore. Sì, è così, buonanotte. Svegliati. Svegliati. Non lo so, ragazzi, perché stiamo cercando di svegliare il Non essere stupido, Meo, dobbiamo rubare il suo Pikachu. Sì, ma voglio dire, il suo Pikachu è proprio lì. Potremmo prenderlo e andare via. Ecco perché non piace a nessuno, Meo. Mi spiace, ma tutto questo mi confonde. Potresti stare un po' zitti e farmi dormire? Merda, è sveglio! Presto, mettiamoci in formazione. Aspetta, Meo, tu dovresti essere di qua. Oh, hai ragione. Caterpie, usa ira di drago! Ma fa sul serio! Ignoralo e usa il tuo 1000 bave. Ok! Wow! Ci ha battuto! Non credere che sia finita qui! Ci riproveremo ancora! Domani! Oh merda! Siamo bloccati! Wow, Caterpie! Ti sei evoluto in un Metapod! Che sapere! Alla fine, Ash Ketchum è stato finalmente in grado di catturare il suo primo Pokémon e ad essere frenzonato da una ragazza nell'arco di un solo giorno.
quali avventure attenderanno il nostro scappato di casa? Scopritelo nel prossimo episodio di Cosa accade realmente nei Pokémon. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito fatecelo sapere qui sotto nei commenti, anche con un bel polliciazzo su. E ora passiamo ai Salomon Mimbumai. Io che sono Titto, ma in questo frangente mi sono trasformato in Caterpie, ci tenevo a salutare Beatrice Figuccia. Ciao Beatrice. Io che sono il buon vecchio Sherlock Holmes, ci tenevo a salutare Cristina Daminato. Quando vuoi, il coffee shop lì dove sono io è aperto. Ciao a tutti da Hamilton, io ci tenevo tanto a salutare Liquor Sam, ciao! Oh, un salutone anche dal mitico Watson, io ci tenevo tanto a salutare Gennaro Bellino, ciao!